Questa è una calcolatrice che mi ha permesso, utilizzando la notazione inversa polacca, di calcolare i migliori brand presenti sul mercato e grazie agli oltre 200 video visti quest'anno sul canale YouTube siamo riusciti a capire con Andrea quali sono le migliori scarpe e i migliori marchi presenti sul mercato italiano. Abbiamo già fatto questa classifica l'anno scorso, se foste interessati guardatela qua sopra. Se questo video dovesse raggiungere le 10.000 visualizzazioni nei prossimi giorni faremo anche le nostre migliori scarpe, ma queste invece sono le scarpe preferite dai podisti amatori italiani. Tra l'altro sarebbe davvero molto elegante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni continueremo con recensioni di prodotti. Tra l'altro nel video ci saranno 3 spoiler, se le trovate scrivetecelo qua sotto e non dimenticate di mettere like perché questo video è veramente molto dettagliato. E come al solito, operazione trasparenza, metterò sopra quali sono le percentuali di scarpe che mi sono state fornite dalle aziende. Quest'anno ho fatto solamente una e una sola recensione sponsorizzata, tutte le altre invece sono scarpe che ho comprato io oppure mi sono state fornite dall'azienda. Comunque, per sapere il mio conflitto eventuale di interessi, metto sopra qual è la percentuale di scarpe che mi sono state fornite dall'azienda e, come al solito, lasciamo la parola ad Andrea che commenta questo video con la solita ironia. Andrea, devi sapere che ho il quadernino rosso perché nei giorni scorsi ho fatto l'analisi di tutti i video che abbiamo pubblicato quest'anno sul canale per raccontare la classifica dei 10 migliori marchi, almeno secondo il pubblico italiano che guarda YouTube, di scarpe di atletica. Ah, solo atletica questo giro? Niente pallavolo, basket, niente, vabbè. No, quello lo faremo magari tra qualche anno. Io voglio fare la pallavolo, avremo più utenza femminile. Al decimo posto l'Italia, tra virgolette, ha scelto New Balance. Fondamentalmente questi anni sono stati gli anni delle mescole morbide molto reattive. Non lo so, mi è piaciuta l'880, l'ultima che avevamo provato, la colorazione quella lì, che gara era? Per la LGTM mi era piaciuta tanto, cos'è che era? La V12? Esatto. V12 mi era piaciuta tanto, ma anche l'ultima scarpa da gara, la ATC, faccio fatica a ricordarmi i loro nomi perché era il grosso problema di New Balance. Fuel Cell Elite. Fuel Cell Elite perché aveva una schiuma super morbida e molto molto reattiva. Andrea, col durometro abbiamo visto che è la più morbida di tutte quelle col plate in carbonio. Sì, e devo dire che infatti mi piacevano per la loro comodità. Credi che questo marchio comunque stia continuando a innovare sul mercato, quindi? Innovare nì, cioè nel senso sono uscite le loro scarpe col carbonio, avevano fatto anche quelle sopra i 50 mm, le Super Comp. Sulle scarpe da lento sono rimasti molto classici, avevano cambiato un pochino, te l'ho detto, l'880 che mi era piaciuta, ma non hanno fatto dei grossi cambiamenti. Sicuramente la scarpa in carbonio così morbida le rende diverse dagli altri, ma rimaniamo un po' sul classico, diciamo. Scarpa dell'anno, l'Elite V2, la V3 è appena uscita a New York, ma tra l'altro a Valencia non ce l'avevano nemmeno, però resti con quella. Se è uscita a New York era difficile trovarla a Valencia, in effetti. Invece Andrea, al nono posto, sarai sorpreso, solamente al nono posto, parliamo del marchio Adidas. Beh, io la 3 che hai provato te non l'ho provata, la Dios Pro 3, sono rimasto molto contento della Pro 2, ho preso il secondo paio per fare le gare, volevo fare Ravenna con quelle lì, ho fatto solamente Firenze. Devo dire che era una scarpa che non gli... cioè, l'avevo detto che era quasi ai livelli della Vapor, mi sono ritrovato ultimamente a utilizzarla di più, la trovo più stabile, un po' più duretta e una gran scarpa. Rischio che in questa classifica ti metta tutte le scarpe da gara, ma la Pro 2 secondo me è stato davvero una gran scarpa e adesso sarò curioso di provare anche le Pro 3. Invece nel catalogo delle scarpe da lento comunque invece l'interesse è molto inferiore del pubblico italiano. Sì, ti devo dire che ho trovato grosso piacere ad utilizzare le Adistar. Era una scarpa davvero
da prezzo da entry level quasi, ma mi stavo trovando bene e mi sto trovando bene tuttora. Invece Andrea, all'ottavo posto, il pubblico italiano ha preferito il marchio Puma, che sicuramente è in forte crescita e non ricordo esattamente, ma l'anno scorso era forse solamente al decimo posto. Io continuo a dirlo, la mescola delle scarpe è clamorosa, si trova un po' di più sul mercato la Fast Air, che voglio sicuramente provare, e è uscita sul mercato una scarpa per i 10.000 con la fibra di carbonio molto strana in avampiede, quasi vuota, non so se l'hai vista. Il Nitro Elite è davvero clamoroso, tant'è che la mia preferita è la Nitro Elite, la Deviate Nitro Elite. No, assolutamente, e poi mi chiedo anche a livello di catalogo sulle scarpe da lento, secondo me hanno fatto dei miglioramenti significativi. Diciamo che con la mescola così morbida è uno spasso andarci in giro, quindi sì, e davvero è una reattività clamorosa. Mi aspetto, secondo me per fare il botto hanno bisogno di una scarpa da gara con i 40 mm per fare le maratone. Invece Andrea, al settimo posto, marchio che comunque abbiamo testato moltissimo quest'anno, forse più del solito, marchio Mizuno. I video sono particolarmente apprezzati, visti, e hanno parecchi like. Quelle Rebellion lì che vi ho fatto vedere prima sono clamorose, secondo me loro vincono, cioè Best in Innovation, scarpa non si può dire. Si può assolutamente dire, non so se le posso mostrare, però effettivamente l'anno prossimo ne vedremo delle belle. Bellissima scarpa, battistrada diverso da tutte le altre, è molto grippante, è davvero una scarpa stranissima, ma bellissima anche da vedere. Sai, le macchine con le wrappate che vanno in giro, che devono provare, ecco, una figata. Invece per il catalogo delle scarpe da lento, secondo me comunque hanno migliorato tantissimo e la mescola sembra sempre migliore. Loro hanno cambiato molto, erano fermi da un po' di anni, questo Energy qua è davvero una bellissima schiuma morbida, reattiva, mi piace, sono contento io per loro, ripeto, non so, gli affezionati che volevano le Mizuno dure sì, saranno così contenti. Sicuramente comunque grande passo in avanti, e poi metto sopra anche come è cambiata la classifica rispetto all'anno scorso. Invece al sesto posto stiamo parlando del marchio Saucony, che ha sicuramente fatto ulteriori innovazioni che comunque piace agli italiani. Sì, beh, hanno fatto la terza versione delle Pro e delle Endorphin Pro e delle Shift e delle Speed. Le Shift non le abbiamo provate. Le Speed secondo me è un'ottima scarpa da tutti i lavori in settimana, e la Pro un'ottima scarpa per fare le gare. Secondo me non ancora a livello delle altre, sta un granino sotto, però tanta roba lo stesso. E quale scarpa invece per i lenti ti è piaciuta di più? Questo è abbastanza facile. A me, infatti me la stavo dimenticando, forse anche loro con l'innovazione, la Triumph nuova, la 20, hanno fatto sopra dei grandissimi miglioramenti, forse sicuramente tra le migliori scarpe da lento che abbiano fatto. Non abbiamo fatto ancora la recensione completa, pur avendo raggiunto le 5.000 views, arriverà prestissimo. Arriverà, una scarpa che merita davvero tanta roba. Invece Andrea, al quinto posto, azienda molto tradizionale, con scarpe tradizionali, con piccole evoluzioni, piace al podista italiano, stiamo parlando di Brooks. Beh, è uscita la 15, che non abbiamo ancora provato, e devo dire che la Glycerin invece l'hanno migliorata molto, l'hanno fatta diventare molto più leggera, ma comunque protettiva e reattiva. Hanno fatto un bel cambio per una scarpa ferma da un po' di anni, diciamo. La nuova mescola delle Glycerin è davvero eccezionale. Devo dire di sì, alla fine te l'ho detto, sono riusciti a togliere del peso lasciandola comunque molto protettiva e hanno fatto un ottimo lavoro. Manca la scarpa da gara, sinceramente. Boh, non lo so, su questo sono rimasti molto indietro, non ho capito perché. Forse non è nemmeno il loro interesse, però comunque nei prossimi mesi vedremo le evoluzioni del 2023. Invece Andrea, al quarto posto, new entry, non credo che tu sia sorpreso, io lo ero qualche mese fa, ma invece posso dirti che questa azienda francese, Keep Run o Decathlon, non ha prodotto tantissimi modelli, ma sia quello da gara, che tra l'altro è il video più visto sul canale nel 2022, sia le scarpe che abbiamo definito morbidose,
sono state superviste e secondo me rappresentano davvero delle innovazioni di quest'anno. Hanno fatto la scarpa da lento che è davvero comoda, molto morbida, ci si corre sopra bene e hanno fatto hanno fatto la scarpa da gara molto bella, molto filante, reattiva ma non reattivissima, diciamo che anche lei non sta a livello di altre scarpe, però è una scarpa piacevole per correrci, ci ho corso anche qualche volta lenti, non mi dispiace, davvero bella come scarpa. Poi ci avevamo fatto lunghissimo quella volta, te ricordi? Mi ricordo benissimo. Invece Andrea al terzo posto in crescita, e secondo me l'avrei messa, ma in realtà decide il pubblico italiano, più in alto, stiamo parlando del marchio ASICS, che secondo me quest'anno ha innovato molto di più rispetto al solito. ASICS ha fatto uscire una chilata di scarpe, la Nimbus 24 mi è piaciuta tantissimo, la 25 non l'abbiamo provata, giusto? La 25 non l'abbiamo provata, esce a gennaio. Ok, la 25, ok, non potevo fare spoiler. No, devo dire che la Nimbus 24, ottima schiuma anche loro, devo dire tanta roba. Stanno facendo le scarpe ultra protettive molto più leggere, che secondo me aiuta, apre l'utilizzo anche ad atleti un pochino più leggeri, più veloci. Le scarpe da gara le hai provate di più te, devo dire che però hanno fatto delle ottime scarpe, qualcuno dice anche più veloci di Nike, ripeto, non le ho usate così tanto, però mi fido. E qual è la scarpa che hai votato quest'anno come migliore scarpa ASICS? Guarda, ti dirò, avrei detto le Metaspeed, ma ti dico che la Evoride mi piace davvero un casino come scarpa. Una scarpa che in Italia va relativamente poco, una scarpa all around che all'occorrenza va bene per fare i lenti, ma all'occorrenza spinge anche davvero tanto. Quindi non voglio cadere sul banale, ma dico l'Evoride. Io invece voto per le Nova Blast e poi soprattutto, Andrea, dobbiamo fare la recensione delle Super Blast, che te le devo anche mostrare, che recensiremo settimana prossima. Me le mostrerai, settimana prossima sono abbastanza libero, ne possiamo fare tanti di video e soprattutto con la luce del sole. È una scarpa clamorosa, comunque. Vedremo. Invece Andrea, è retrocessa di una posizione, forse tu non sei d'accordo, però è retrocessa di una posizione ed è una cosa sorprendente. Al secondo posto parliamo del marchio Nike. Beh, voglio vedere chi c'è al primo posto e poi te lo dirò. Beh, Nike, scarpa di gamma con la Vapor, hanno innovato relativamente poco quest'anno, secondo me hanno fatto bene perché hanno migliorato la Pegasus sicuramente, hanno migliorato sotto certi aspetti la Invincible, ma l'hanno peggiorata sotto altri. Secondo me stiamo perdendo ed è un po' un peccato la Vomero, e vabbè, però hanno fatto la Strict Fly, che è una bellissima scarpa, ahimè incompiuta senza la fibra in carbonio, e vabbè, hanno in casa la Vapor, che è diciamo la freccia migliore da tirare. Il vero peccato è proprio stato il fatto che la Vomero si sia un po' persa rispetto a quello che rappresentava prima. Era ammiraglia di Nike, adesso si è un po' persa, anche se l'avevamo provata, era una bellissima scarpa, però la Invincible l'ha mangiata. Invece Andrea, a livello di interesse, ripeto, non è la nostra scelta, è proprio la classifica legata a chi guarda i video. Al primo posto stiamo parlando del marchio Hoka, che ha visto un po' meno innovazione rispetto all'anno scorso, ma comunque tutti i video sono i più visti del nostro canale. Ma credo che sia anche merito nostro, perché comunque l'abbiamo spinta davvero tanto, ci siamo sempre trovati bene. Sinceramente non l'avrei messa al primo posto, perché è davvero quella che credo che è rimasta più ferma, più attaccata alle sue ottime scarpe, perché comunque Clifton, Rincon, la Mach 4, adesso è uscita la 5, Carbon X, sono tutte ottime scarpe, sono forse sì scarpe più da amatore che hanno superato Brooks, però non lo so, non l'avrei messa alla prima posizione, davvero sono stati un po' fermi a guardare.
alla fine la classifica non è nostra, ma è di chi guarda, quindi assolutamente sono curioso di capire come evolverà il mercato per Oca nel 2023, anche perché hanno cambiato la distribuzione e quindi vedremo, probabilmente saranno ulteriormente innovativi. Tieni conto che comunque stanno crescendo più del 50% a livello mondiale e quindi è comunque un'azienda che sarà sempre più presente sul mercato. Ma no, infatti è cresciuta tantissimo, ripeto, la Clifton, scarpa che vince non si cambia, in effetti non la stanno cambiando e quindi via. A gennaio saremo i primi a fare la recensione, forse a febbraio, della Clifton 9. Vediamo, sarò contento. Va bene, se vi è piaciuto questo video, grazie, buon Natale, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Andrea, noi ci vediamo tra qualche ora. Tra qualche giorno, perché adesso io parto e poi fino al 22 sono un po' preso, ma al 22 potrei già esserci, 22, 23, 24 possiamo fare quello che vogliamo. Va bene, ciao, alla prossima. Ciao. Oh, che freccia.